Genuani si resta, il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a Genova, ma che sono comunque rimasti genuani. Genuani si resta. Perché questo titolo? Si dibatte spesso sul genuani si nasce, genuani si diventa, eccetera, eccetera. E questo dilemma vale per tutte le tifoserie. Beh, questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi genuano lo è, ma che per svariati motivi vive a migliaia di chilometri dalla sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione con la medesima intensità ogni giorno, ogni weekend, ogni volta che la sua squadra gioca, a qualsiasi ora del giorno. E allora genuani si nasce, si diventa, ma soprattutto si resta. Saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar prima o dopo una partita del nostro tifone a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno, ma solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i genuani sparsi per il mondo. Sarà solo un bar lontano migliaia di chilometri. Come diceva Nunzio Filogamo, cari amici, vicini e lontani. Non siamo allenatori, né direttori sportivi, né giornalisti, e tantomeno ex calciatori, al limite ex mediocri pallonari. Ma siamo tifosi, quello sì, e spesso nemmeno troppo obiettivi. Beh, non aspettatevi troppa obiettività in questo podcast. Faremo del nostro meglio, ma non garantiamo nulla. Noi chi? Bene, allora passiamo alle presentazioni e alla formazione tipo. Questo podcast nasce negli Stati Uniti e si sviluppa sulla costa est, tra New York, Charlotte e Miami. Io sono Stefano Gaggero, 51 anni, genovese born and raised, come dicono da queste parti, e da 9 anni vivo a Charlotte in North Carolina. I miei compagni di viaggio ogni settimana saranno Matteo Cevasco, di 47 anni, che da 17 anni vive a New York ed è membro del Geno Club New York, e poi ci sarà Francesco Talarico, di 40 anni, che da 10 anni vive negli Stati Uniti. Prima a New York e poi adesso a Miami, dove da qualche mese ha creato e dirige il Genoa Club Miami. Come detto, questa è la formazione tipo alla quale speriamo di aggiungere ogni puntata un ospite sicuramente genuano. Magari che come noi vive il Genoa da lontano, e se ad ascoltarci non saranno più solo amici e parenti, chissà, un giorno potremo ospitare qualche genuano illustre. Anche se la parola ospite non ci piace molto, perché lo sapete tutti che a Genova gli ospiti sono quegli altri.